Allora, il Colosso. Ieri sera abbiamo provato Grandmaster 3 con il Colosso. Avevo una build sperimentale, diciamo così, che si è rivelata, secondo me, molto, ma molto forte. E è una build naturalmente mitica, che però si può fare, tra virgolette, anche con qualcosa di non leggendario, di non mitico, soprattutto le mod, ma questo poi sta a voi in base alle cose che abbiamo. Naturalmente lo stile del Colosso qual è? Lo stile del Colosso dipende dalle abilità che si usano, però questo Colosso in particolare è fatto per controllare i mob, ok? Li congeleremo, faremo delle combo corpo a corpo, recupereremo un sacco di vita, quindi praticamente se usato nel modo giusto saremo praticamente immortali. Calcolando che c'ha lo scudo, calcolando che ha quello che ha più vita di tutti, calcolando le abilità che c'ha e come è stato settato, col Colosso in questo modo praticamente, a meno che non fate cazzate, come è successo a me in Grandmaster 3, però capita, praticamente potete anche non morire. Mai. Armi. Allora, adesso le avevo cambiate. E infatti non è questo che di solito che stavo usando prima, ma è il... dov'è? Coso. Ricarica, la ricaricare aumenta la forza e infligge un danno bonus del 100% per 15 secondi fino a un massimo di 2. Questo qui è un buono, una buona, anche se in realtà fondamentalmente col Colosso in questo momento non sto usando tantissime armi, perché fucile a pompa in questo caso qui ci sta, è buono, mi piace. Si potrebbe usare anche una delle sue armi, però il lanciagranate a me sinceramente personalmente non piacciono. I cannoni automatici sono forti, però è come se gli mancasse qualcosa. So che c'è un cannone automatico mitico molto forte, che però io non ho droppato, quindi io ripiego sul fucile a pompa papapam, che è molto forte. Piccolo appunto che mi avete fatto notare nello scorso video, che è giusto che si sappia in giro perché è corretto, cosa che mi avete fatto scoprire voi, cioè è bello, vuol dire che stiamo imparando insieme. Gli attributi, questi qui sotto, quando vedete l'iconcina dell'omino, quindi dello strale, vuol dire che questo attributo là si applica a tutto lo strale, ok? Quindi 19% di munizioni, 1% di fucile d'assalto si applica a tutto. Quando vedete la rotellina invece, come per esempio in questo caso il 175% di danni arma, si applica solo all'oggetto selezionato, chiaro? Quindi quel 175 danni arma in teoria si applica solo al papapam, e non per esempio al fulmine di Venia, che ne ha altri, cioè il 250% di danni arma, bla bla bla, e munizioni, per esempio le munizioni, 100% in più di munizioni si applica soltanto, no scusatemi, mi sto facendo vedere il carneficina rotante, però è uguale, non cambia niente, il 100% di munizioni si applica soltanto a questo, e non per esempio all'altra arma, bla bla bla. Questo per chiarire una cosa. Quindi se non volete usare, se non avete il fucile automatico, il cannone automatico del Colosso, potete usare quello che vi piace di più. Insomma, io mi sono trovato bene con queste due perché il papapam è abbastanza forte. E il fulmine di Venia lo uso principalmente sempre per lo stesso identico discorso delle altre volte. Mi aiuta tantissimo a togliere gli scudi, quindi lo uso ben volentieri. Cosa abbiamo sul lanciamissile? Anzi, vi faccio vedere prima il lanciamissile d'artiglieria. Cupola voltaica. Forse penso una delle abilità più forti del Colosso. È una bobina d'urto potenziata, folgora i nemici nell'area d'effetto. Una volta colpiti i nemici vengono pure congelati. Quindi gli si applica praticamente due effetti, anche se poi il ghiaccio ha la meglio. Però prima si dà l'elettricità, dopodiché si dà il ghiaccio oltre a frizzare li blocca, gli dà anche l'effetto di stato e quindi potete fare il combo. E praticamente voi che fate? Andate in giro a congelare la gente saltandogli intorno, basta che gli cammini intorno, c'ha un raggio di, non so, 5 metri più o meno, e grazie al vostro scudo, alla vostra prestanza fisica, praticamente voi saltate e avete questa capacità di congelare i nemici ed aiutare il team a tenerli tutti belli fermi là. Una volta che li detenete fermi là, voi praticamente non dovete fare altro che attaccarli. Come li attaccate? Con il corpo a corpo, perché fa molto male quello del Colosso, o se no con l'altro lanciamissili. Però prima
cosa ha questo come attributo? 150 danni elementali, quindi buono. Munizioni fucile d'assalto, 10% di danni equipaggiamento, che si riferisce sempre a questo, e un più 30% di velocità di supporto, che è la ricarica delle abilità. Dall'altra parte ci abbiamo la miglior difesa, che in questo caso è leggendaria, ma è la stessa roba anche se l'avete mitica. Artiglieria d'assedio potenziato, effetto combo esplosivo. Colpire un nemico con un razzo ripristina il 35% della corazza. Come vi dicevo l'altra volta, la corazza si riferisce alla barra verde della vostra energia e non allo scudo, che è quella blu. Ed è molto forte questa, raga. Ogni volta che colpite un nemico ripristina il 35%, praticamente siete immortali. Cioè, avete due cariche, quindi avete due colpi con questo, quindi se siete in difficoltà potete benissimo spararli tutti e due. In più fa l'effetto combo esplosivo, naturalmente, quindi ad area, e quindi si incastra perfettamente con quell'altro. Quindi se volete recuperare un po' di vita perché magari vi siete esposti per andare a congelare qualcuno, gli sparate questo, la recuperate in un attimo, in un secondo. Cosa ha? 175% di danni elementali, che purtroppo non ci facciamo niente, perché non è un danno non è un danno elementale questo, ahimè. C'ha un 100% di ricarica di equipaggiamento e un 50% di velocità di supporto, che non è male. C'ho anche questo qui, che però ha dei perk un po' insomma, e come vedete danni d'esplosione tra mitico e leggendario, insomma, sono abbastanza, c'è un 800 di differenza, il che non dico che pesa tantissimo, ma abbastanza. Equipaggiamento di supporto, abbiamo l'impulso dello scudo, che è utilissimo. Se fate qualcosa anche all'inizio, quindi che ne so, difficile o quello che è, Grandmaster 1, ma anche più avanti, usare l'impulso dello scudo riduce i danni subiti del 33% per noi e i nostri alleati. Quindi appena ce lo avete, sparatelo sempre, raga, perché aiuterà sia voi che la vostra squadra a sopravvivere molto più a lungo. L'altra che c'è al colosso è l'urlo di guerra, cioè marchi i nemici li costringe ad attaccare il colosso. È una classica abilità da tank, cioè aggra i nemici intorno. Può essere utile, ma non così utile secondo me quanto questa. Soprattutto a difficoltà molto elevate, perché con questo qua, con l'urlo di guerra, voi praticamente rischiate, che ne so, mettete che siete a Grandmaster 3, fare l'urlo di guerra, anche se avete lo scudo, rischiate di rimanerci secchi. Quindi meglio mettersi l'impulso dello scudo piuttosto che l'urlo di guerra. Le componenti. Allora, attributo di demolizione. Aumenta i danni inflitti in corsa dello scudo del colosso del 300%. Quindi diventate una specie di spartano a spaccare la gente sparandogli lo scudo in testa. E un'eliminazione con un attacco corpo a corpo garantisce istantaneamente il 20% di corazza. Quindi se uccidete qualcuno col corpo a corpo vi beccate la corazza in più, quindi rigenerate la salute. Se sparate e colpite e basta senza uccidere con il lanciamissili vi beccate il 35%. Siete invincibili, non morite mai. Morite, cioè morirete lo stesso, però insomma avete delle possibilità per recuperare la vostra vita. Poi abbiamo il distintivo del prode. Aumenta la capacità di munizione massima del 35%, il che può essere utile soprattutto se usate le armi automatiche del colosso. E la rottura dello scudo aumenta tutti i danni abilità del 40% per 5 secondi. Soprattutto alle difficoltà più alte, da Grandmaster 2 in poi, capita molto spesso che vi rompano lo scudo. In quel caso lì le vostre abilità fanno il 40% di danni in più. Ci sta. Soprattutto quando magari state rianimando qualcuno. Capita molto spesso che se rianimate qualcuno con lo scudo vi sparano. E avere quel 40% di abilità in più per 5 secondi non è male. Entrata trionfale. Aumenta la durata delle abilità di supporto del 50%, quindi avete più scudo per tutti. Quando si atterra bruscamente si crea un'esplosione nel punto di impatto. Quindi se state volando e atterrate, o anche se saltate in aria tanto e poi fate il corpo a corpo,
Fate anche una piccola esplosione che vi aiuta a fare più danno. Che ci sta, calcolando che il corpo a corpo è una delle principali fonti di combo del colosso. Turbo catalitico aumenta i danni provocati dalle combo del 50%. Più di così che volete. E realizzare una combo aumenta i danni abilità del 40% per 20 secondi. Quindi vuol dire che praticamente questa qui la potete concatenare con qualsiasi altro attacco che avete fatto prima, quando li avete congelati. Quindi che cosa fate? Andate dai nemici, li congelate, no? Usate o il corpo a corpo, saltando magari, così fate anche la piccola esplosione, oppure usate il lanciamissili per guadagnare un po' di energia. Se fate combo, le vostre abilità faranno un 40% di danni in più. Quindi la bellezza delle build che poi uno si va a creare sono appunto queste sinergie che uno può creare tra un componente e l'altro, tra un'abilità e un componente. I danni inflitti del lanciamissili d'assalto pesante del 5% aumentati, quindi 5% non è tanto, però eliminare un nemico aumenta il danno di RB, quindi l'abilità che avete voi su E o su R1, del 60% per 5 secondi. Su R1 avete il lanciamissili, che è un altro buff al lanciamissili che è già molto forte, calcolando che è quella che vi fa fare poi il danno combo. Ultimo abbiamo l'emblema della distruzione, aumenta tutti i danni da esplosione del 15%, quindi anche del missile perché fa danno esplosivo, e eseguire un'uccisione multipla, quindi 5, dovete uccidere 5 nemici con l'abilità definitiva, aumenta la carica dell'abilità definitiva del 3300%. Forse questa è quella più complessa da usare, nel senso che riuscire ad uccidere 5 nemici con l'abilità definitiva col cannone gigante che c'ha il colosso non sempre succede, però quando succede, tanta roba. Questa è la build, molto utile secondo me. Come ho detto prima, il colosso l'ho rivalutato, nonostante non è il mio personaggio preferito, è secondo me quel personaggio che in una squadra per fare determinate cose ci deve essere, per la sua capacità di assorbire danni, congelare nemici, dare fastidio, insomma ci sta, ci vuole secondo me. E questa è sicuramente una build che io ho trovato stra utile da usare, soprattutto in squadra con gli altri, molto molto utile. Solito gameplay. Aspetta,
energia a ore 12. Maledizione, dobbiamo andare più veloce. Perché? Che succede? Ci sono rilevazioni di un costruttore dei creatori della vicinanza. È solo un sospetto, ma credo che Skino sforza usando per causare un Ovviamente. Ricordo che non esistono missioni semplici. Non ho certo detto io a Skiros che il costruttore è qui. Hanno bloccato la porta. Usare la forza non servirà a nulla. Non tutti i problemi si risolvono con un martello. Se ripristiniamo l'energia, il problema si risolverà da solo. Cercate il carburante. Mi da Gorfi ce lo amano quasi quasi manufatti. Guardate quante carri che ci sono in giro. Potrebbero almeno riparare un po'. Già, non è tra le priorità dei metamorfici. Prova a riempire la pompa, specialista. Thank you.